Mettiti sulla cucina di Rusty! Ebbene ragazzi, abbiamo tagliato la fetta, guardate un po' che bontà. Ciao a tutti amici e bentornati come sempre con la vostra Raffia, la grande. Ragazzi, oggi andremo a fare un buonissimo dolcetto con marmellata. Allora, per fare questo buonissimo dolcetto andiamo a mettere in coppa 250 g di farina 00, 170 g di ricotta, poi andiamo a mettere 70 g di zucchero semolato, 30 g di olio extravergine d'oliva. Possiamo inserire o un cucchiaino di estratto alla vaniglia o una bustina di vanillina e poi un 12 g di lievito per dolci. Fatto questo, ci andiamo a dare una bella impastatina. Bene ragazzi, una volta che abbiamo formato questo impasto bello liscio e compatto, andiamo a dividere l'impasto a metà. Ebbene, una metà ne ho messo in padella con la marmellata, l'altra metà l'ho stesa e la metto sopra. La mia padella ovviamente va in forno anche senza manico, però volendo si può anche fare sul fuoco in padella. Quindi andiamo a inserire il suo coperchio. Bene ragazzi, adesso siamo pronti ad infornare il nostro dolce a 180 gradi per una ventina di minuti, mentre se lo facciamo in padella 5-6 minuti al lato. Bene, il nostro dolcino è pronto, guardate un po' il casino che è in pochi minuti. Adesso se vogliamo mettiamo un po' di zucchero a velo. Bene ragazzi, abbiamo tagliato la fetta, guardate un po' che bontà, bello fine. Questo a colazione spacca, o a merenda, o quando abbiamo un langurino allo stomaco. Detto questo, non mi rimane che salutarvi e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.